Siamo con Mister Baldini dopo Catania Avellino 3-1, esordio sulla panchina rossazzurra da incorniciato. Sì, ma ringrazio i ragazzi per questo regalo. Qualche giorno fa è stato il mio compleanno e mi sono regalato questa avventura a Catania. I ragazzi oggi mi hanno fatto un gran regalo, ma il merito è semplicemente loro. Il merito è semplicemente loro perché hanno messo in campo tutto quello che avevano. Io in questi due giorni, un allenatore in due giorni, è inutile che ce la raccontiamo, un allenatore in due giorni non può far miracoli. Questo è un gruppo che ho trovato sano, incredibile. Dal primo minuto che sono arrivato hanno dato tutto a una persona che non conoscevano, perché in questi due allenamenti e nella partita di oggi hanno dato tutto quello che avevano, quindi il merito è semplicemente di questi ragazzi. Parola chiave della vigilia tramutata in campo: entusiasmo. Sì, entusiasmo, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, penso di aver lavorato semplicemente su quello, non mi sono inventato assolutamente niente. È una squadra per la categoria tecnica che può giocare tranquillamente a pallone, è una squadra che ha in organico buonissimi giocatori, quindi chi va in campo i primi 11, c'ho sostituzioni, è logico che ora arriva un momento dove dobbiamo farli un po' recuperare, e questi sei giorni prima della prossima partita ci servono per recuperare le forze. La squadra è rigenerata mentalmente, ordinata tatticamente. Questi gli elementi determinanti per una grande prestazione oggi? Sì, ripeto quello che ho detto prima. Gli elementi determinanti sono quello che hanno messo in campo i giocatori. E hanno messo in campo tutto fin dal primo all'ultimo minuto, chi è entrato, ma anche lo staff. Io sono arrivato qua con altri tre miei collaboratori, e quelli che ho trovato qui hanno un entusiasmo incredibile, da Pantanelli agli altri, quindi ci sono le premesse per continuare ad andare avanti così. Leggermente encomiabile, ma dal punto di vista del gioco, quale aspetto la rende più soddisfatta? Mi rende soddisfatto che questi ragazzi hanno provato a fare tutto quello che di cui abbiamo parlato, non lavorato, parlato, perché si sono presi rischi, hanno fatto. Io gli ho detto ai ragazzi che volevo gente che faceva, a costo di sbagliare, ma volevo gente che faceva, non volevo gente che non faceva. E questi ragazzi oggi, ripeto, i complimenti vanno semplicemente a loro, io non ho fatto niente. Commento sulla prestazione di sacrificio di Sarau. Sì, grande partita di sacrificio, ma io voglio che Sarau faccia i gol, quindi lavoreremo perché è un ottimo giocatore in non possesso palla. Da un contributo notevole, però voglio che si prenda anche delle soddisfazioni, quindi lavoreremo per cercare di mandarlo più in porta, verso la porta. Ha avuto le risposte che cercava ed è soddisfatto delle prestazioni di Maldonado? Le risposte che cercavo le ho avute dopo un minuto che sono arrivato a Catania, non mi serviva la partita di oggi. Ripeto, questo gruppo mi ha dato a una persona che non conosceva, che è arrivata con altre tre persone completamente sconosciute, ha dato tutto fin dal primo giorno d'allenamento, quindi le risposte le avevo già, anche se avessimo perso oggi. Come conta di mantenere un ritmo costante a livello agonistico e mentale anche nelle prossime partite? Conto che ora intanto devono recuperare, questi ragazzi hanno sei giorni per recuperare, come ho detto prima, e poi conto che questi ragazzi abbiano voglia di fare le prestazioni che hanno fatto oggi, perché il divertimento è fare le prestazioni che hanno fatto loro oggi. Tre punti che pesano contro l'Avellino, ha temuto per un momento di non riuscire a portare a casa la vittoria? Beh, è inutile negare che siamo calati fisicamente, ma questi ragazzi hanno giocato un numero di partite incredibili in pochi giorni, quindi sapevo di questo, ma di contro sapevo di avere gente in panchina che poteva contribuire a far bene, a fare riequilibrare la squadra, quindi mi è piaciuta nella totalità la squadra, nella totalità intendo squadra, staff, dirigenti che sono stati con noi, quindi la squadra mi è piaciuta in tutto.
Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno in campo in questo debutto? E se il 4-3-3 sarà il modulo di riferimento per il proseguo della stagione? Lo so che ai giornalisti e ai tifosi gli piace parlare di moduli, a me non mi piace parlare di moduli, a me mi piace parlare di occupazione di spazio, di movimento, di gente che attacca gli spazi. Il 4-3-3 è semplicemente un modulo che io adotto perché mi crea degli spazi dove io voglio andare a lavorare, però questa squadra ha la possibilità di giocare in diversi modi. Come ho detto, non sono uno che ama adattarsi agli altri, quindi valuteremo partita per partita. Sulla cabina di regia le chiedo di valutare contro la prestazione di Maldonado, della quale abbiamo già parlato, quella di Dall'Obbi. Sì, è quella di Izco, perché Mariano ha dato qualcosa di importante oggi. È un giocatore integro, è un giocatore che mi è sempre piaciuto, lo conosco da tanto tempo, naturalmente lui gioca da tanto tempo, ma è un giocatore che mi è sempre piaciuto, è un leader dentro allo spogliatoio, ma Maldonado ha fatto un'ottima partita. Non mi preoccupano i giocatori che fanno gli errori, mi preoccupano i giocatori che non fanno, come ho detto prima, quelli che fanno gli errori, non riprenderò mai un giocatore perché ha fatto un errore, quindi un errore tecnico, un errore per voler fare qualcosa di positivo, quindi è un giocatore che mi piace, è un giocatore che secondo me può essere per la categoria un capitale per il Catania, è merito suo della prestazione di oggi, io gli ho semplicemente dato fiducia e lui mi ha ripagato. Beh, Dall'Olio è un giocatore, a un certo punto pensavo di sostituirlo e poi mi rendevo conto che in mezzo al campo mi serviva assolutamente perché anche lui era veramente molto stanco. E l'ho messo davanti alla difesa per non farlo più correre, nonostante quello correva ancora, quindi queste sono le cose importanti di questa squadra. Un aggettivo per la vittoria di oggi e poi se è stata finalmente scacciata la maledizione dei rigori, se ha già scelto chi sarà il rigorista dominante. Ma non sapevo neanche, avevo fatto altri rigoristi che poi ho sostituito, si è trovato in campo il bomber, l'ha battuto lui, sono felicissimo che abbia fatto gol e abbia coronato la sua prestazione di spessore con un gol, ma sono tutte cose che un allenatore in due giorni non può fare, ripeto, il merito è dei ragazzi, non mi sono inventato niente, quindi a un certo punto quando stavo al calcio di rigore me l'hanno detto i ragazzi chi doveva battere perché non sapevo neanche a chi farlo battere. Chiede anche di Manneo, ingresso in campo secondo lui determinante, come giudica la prestazione, se si aspettava questo impatto da parte dell'attaccante Gandiano? No, è un giocatore, forse uno di quelli che conoscevo di meno, e mi ha aiutato nella scelta del mio collaboratore, è un giocatore veramente molto interessante, sono quei giocatori che strappano la partita, quindi sono giocatori determinanti. Antonio Capizzi chiede se tra i pali la gerarchia è ridefinita. Non ci sono gerarchie in questa squadra è una squadra, quindi non lo so, no, non mi viene da dire assolutamente di no, ma vale per il portiere, ma vale per tutti, ecco, mi piace coinvolgere tutti e perché è l'unico modo per poter vincere. Oggi una grande vittoria, frutto di una prestazione fatta con il cuore e con la testa giusta. Lei ieri in conferenza aveva parlato del lavoro sull'occupazione degli spazi. Il secondo gol di Cussotto arriva su una grande azione in ripartenza, proprio su una perfetta occupazione della zona morta dell'area di rigore. Quanto è soddisfatto del lavoro fatto e della pronta risposta che questi giocatori hanno avuto? Sì, ripeto, ora sembra uno che non abbia, però sono giocatori che ce l'hanno nel DNA. Se io avessi incontrato una squadra di 99, di 98, di 2000, avrei dovuto inventarmi l'impossibile. Alleno gente grande, alleno gente che ha numerosissime partite alle spalle, quindi poi io gli ho dato qualche input, loro hanno trovato le soluzioni e sono giocatori navigati, quindi non ho bisogno di fare chissà cosa. Mister, chiudiamo con un pensiero per i tifosi rossazzurri e con una dente, perché no? Ma il rammarico grande è quello di non aver condiviso con loro questo risultato, perché so che sicuramente oggi la gente sarà contenta.
Ho detto ai ragazzi che ci meritiamo queste prestazioni, ma se lo meritano loro in primis, ce lo meritiamo noi che lavoriamo per loro e se lo merita la tifoseria e la gente di Catania. Quindi si può anche perdere, le partite si possono anche perdere, ma quando si giocano come oggi nessuno potrà mai dirti niente. Quindi a me interessa che si giochi le partite così. Poi dopo un palo va dentro e un palo va fuori e si perdono le partite, però la prestazione di oggi è una prestazione che nessuno ti potrà mai dire niente, neanche se finiva 2-2, neanche se finiva 3-2 per l'Avellino. Dedica personale? Dedica personale alla mia famiglia che mi ha sopportato quest'anno a casa e al tempo che gli ho portato via guardando partite e non andando in giro con loro, quindi la dedica va alla mia famiglia.